Il capitolo 10 recita la creatività senza limiti. Ho sempre avuto la convinzione che ciascuno di noi, quando viene al mondo, riceve tra le mani un invisibile libro bianco, fatto di pagine immaginarie sulle quali possiamo scrivere la nostra storia. Con il trascorrere dei giorni e del tempo, appuntiamo su quelle pagine le vicende del nostro percorso di vita, di modo che quelle pagine, fino a poco prima bianche, iniziano a colorarsi di inchiostro. E quel tratto nero marcato è il senso che noi diamo alle pagine stesse. Chi leggerà le pagine del libro bianco avrà la possibilità di comprendere quale direzione possa prendere la nostra esistenza nel corso della vita. E se resterà sempre forza e tempo per scrivere altre pagine bianche della propria storia. Avendo infatti la giusta voglia, la giusta vitalità, possiamo intervenire per rimediare ad eventuali errori, tenendo presente che solo chi non fa non sbaglia. Ho sempre pensato che avesse un senso il mio libro bianco. Ho sempre cercato di scrivere con discernimento la storia, affidandomi alla mia determinazione, ma anche alla mia temperanza e al senso di opportunità e di giustizia che mi contraddistingue.